Ciao ragazze, nuovo video outfit. Vi faccio vedere l'outfit di oggi che è domenica. Questo è nato come un outfit molto semplice perché sono in casa, non devo uscire se non stasera che vado a cena dai genitori di Simone. Però, siccome è uscito carino insieme, ho detto dai, facciamo un video per far vedere alle ragazze come. Innanzitutto, come un vestito bianco a righe non è detto che ingrassi, perché nel mio caso, questo vestito qui, che è un vestito semplicissimo a righe bianco e nero a sfondo bianco di Tacco Fashion, che trovate ancora in scontissimo a 4-5 euro massimo. Forse anche meno, sì, comunque 4 euro adesso ho fatto il video haul, possa comunque anche tra virgolette snellire o comunque segnare bene la figura senza ingrassare. Infatti io ho messo questo vestito e vi assicuro che ci sono un sacco di vestiti che mi ingrossano più di quello che sono. Anzi, io di solito non mi vesto in base a come mi sta una cosa, se mi fa uscire cicciona o meno, mi vesto se mi piace la cosa. A volte ci sono dei vestiti che mi stanno malissimo, però io li utilizzo lo stesso anche se mi fanno uscire il doppio. Questo qui in teoria, cioè non so se notate anche voi, sembra anche che segni bene la figura, nonostante sia bianco a righe nere ed è sbianco appunto. Dicono che le righe ingrassano eccetera eccetera, ma in questo caso guardate come segna bene la silhouette e non ditemi che è colpa del mio fisico perché io non sono assolutamente magra. È carino perché ha questa apertura, come vi dicevo anche nel video, che appunto se fa vedere la mia farfalla tattica che è stata proprio, è messa qui tra l'altro, è stata fatta prima che uscisse la moda di queste maniche così, quindi molto carina. Orecchini questi qua nuovi a cerchio neri con i brillanti. Ho messo il nuovo rossetto di Essence. Allora, ho iniziato a usare la palette, questa qui di Bottega Verde, che avevo preso con gli sconti. E costava un po', costava sui 40 euro questa palette, che ricorda un po' la Naked, però guardate la differenza, guardate come si vede bene il colore, il bianco e il marrone che metto di solito, cioè. E non ho su nessuna base, nessun primer, perché non ho nessun trucco sul viso. È la mia pelle naturale e non ho messo nessuna base, quindi l'occhio comunque viene truccato come al solito, però guardate che differenza con questi trucchi qui. Boh, io la Naked non l'ho mai provata, ma mi ispira tantissimo. E questa l'avevo trovata in sconto sui 15 euro, c'è cioè tutti questi colori nude. Se non ve la ricordate, se andate indietro nei video, cercate un haul di Bottega Verde che lo trovate. Comunque, calza coprente nera, l'outfit è molto semplice. Come scarpe, queste qua che ho preso da una signora a 5 euro, sono delle pump col plateau, décolleté, di questo lucido boh, non so, io non ho mai capito che colore è questo colore qui, una specie di verde, verde blu, verde acqua, non lo so. Comunque ho anche, mi è venuto in mente che ho il cappottino uguale. Qui che è una specie di mantellina più che cappottino, sopra ovviamente ci metterò un altro cappotto perché fa freddo, però comunque è carino, cioè nel senso per uscire, poi dopo sto caldo lo posso togliere. E come borsa la mia classica borsa nera, questa qua vintage in pelle. Faccio vedere l'outfit complete che non si vede, comunque immaginate. E i capelli li ho fatti adesso a cazzo, un pochino mossi, li ho fatti a cavolo, non a cazzo. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia dato un po' di spunti outfit. Se avete qualche vecchio vestito, magari righe da reinventare, provate ad accessoriarlo con dei dettagli di questo verde, blu, cobalto, non so come chiamarlo. E il gioco è fatto. Ci vediamo nel prossimo video, ragazze. Spero che vi sia piaciuto. Ciao!